Sì, dalle dichiarazioni di Gandini di questa mattina, sì. Però dice che la stagione va comunque terminata possibilmente entro i termini stabiliti, quindi con i recuperi del 2 maggio e del 5 maggio, questo vuol dire che Brindisi, non lo so, potrebbe andare a giocare con gli effettivi che potrebbero essere 3-4 giocatori più l'under 19 a questo punto, no? Dalle parole di Gandini, poi non lo so. Sì, da quello che ho letto anch'io sembra che abbia detto no, il 20-0 non esiste, le partite si devono giocare, però rimane sempre il punto della fine, che non si può andare troppo oltre. Sembra quasi a dire, beh, avete l'under, la primavera, giocate con quelli, cazzi vostri, però siamo sempre lì. Il problema qual Beh, è? sì. Che l'isolamento di Brindisi è arrivato troppo tardi, se arrivava prima si saltava, quindi... Ancora una volta stiamo qui a parlare di una situazione gestita diversamente rispetto alle altre. Sì, e poi chiaramente, sai, si sta giocando il primo posto Brindisi, eh. Quindi, e addirittura rischia addirittura di arrivare terza, perché perdendole tutte probabilmente arriverà terza, verrà scavalcata anche dalla Virtus, quindi sai. È un bel problema, c'è chi vorrebbe anche ridurre il primo turno dei playoff a tre. Anche Milano ha chiesto, visto che al 90% si qualificherà alle Final Four, anche Milano ha avuto questa richiesta di diminuire la prima fase dei playoff a tre gare. Però voglio dire, anche cambiare il format così in corsa, sai, secondo me va lasciato a cinque. Perché tre gare, ripeto, non lo so. Il punto però è, scusami, le Final Four le hanno decise un mese fa di Eurolega? Le date, dubito. Beh, no, credo che l'abbiano deciso all'inizio. Il problema è che legato a questa pandemia, se temi su loro erano sicuri di cominciare l'8 maggio con i playoff, se cominci il 13 o anche più avanti, è chiaro che poi non ci stai coi tempi. Si poteva fare qua, o magari vista la situazione di quest'anno, subito chiarire che magari i quarti di finale erano al meglio delle tre. Quello sì. Però dirlo in corsa. Mi sembra una cosa. Poi anche Milano, scusa, niente contro Milano, però non è che può decidere lei le sorti di un campionato perché deve fare Final Four di Eurolega. Mi sembra assurdo questo qua. Cioè, il campionato va tutelato. Se è al meglio delle 5, bisognerà cercare di fare in modo di fare 5 partite. È chiaro che è un problema, no? No, ma da tutti i punti di vista è un problema che non è facile da risolvere. Cantù all'ultima spiaggia, abbiamo letto anche in settimana una contestazione dei tifosi, anche appendendo striscioni un po' ovunque, anche in chiesa, fuori da una chiesa. Sì. Insomma, il messaggio doveva passare chiaro, è arrivato, l'hanno visto tutti, anche chi sta sopra. Cosa ne pensi di questa situazione? È vero, Cantù è ultima, ci sono stati degli errori a livello, probabilmente quando una squadra è ultima c'è qualcosa che non è andato, è chiaro, attenzione però, dobbiamo sempre considerare la stagione come una stagione extra, per tutti i motivi che abbiamo sempre detto. Cantù è andata in isolamento, è stata ferma, ha ripreso, ha cambiato allenatore, per cui, insomma, viene anche difficile, secondo me, giudicare sportivamente una stagione del genere. Sì, diciamo che ci ha anche provato in tutte le maniere, no? Non è che è Beh, rimasta quello sì. ferma, ha cambiato allenatore, ha cambiato tantissimi giocatori, cioè Gaines è comunque stato un acquisto importante al posto di Vudar, perché Gaines comunque dà una pericolosità in attacco che Vudar non dava. Il problema è stato il centro è stato cambiato più, perché prima è stato cioè, un giro di pivot incredibile. C'è stata qualche scommessa come Jazz Johnson, che comunque non ha giocato male, secondo me. C'è niente a che vedere col CIS di Treviso. Comunque il suo contributo Johnson l'ha dato. E ha perso tante parità alla fine. Cantù, è chiaro che poi quando c'è questi problemi è normale che si dà la colpa magari al direttore sportivo che ha costruito la squadra. Però Cantù va anche dato atto che si sta muovendo anche sul fronte palazzetto, una società attiva. E quindi, però purtroppo è chiaro che perdendo, ricordiamo che retrocede se perde a Bologna e se Brescia vince a Cremona. In quel caso sarebbe ufficiale, se no sarebbe rimandato tutto all'ultima giornata, sempre se ci saranno retrocessioni. Sì, che è un po' il problema, che poi il punto che si andrà a affrontare. Come chiudendo il discorso Cantù, io non sono d'accordo, francamente,
una contestazione. Poi, ripeto, non lo so se ci fossero altre cose vecchie, altre situazioni da tra virgolette regolare con i tifosi, ma non sono d'accordo in una contestazione del genere, in una stagione del genere, viste le difficoltà di tutti. Ci sono squadre, vabbè, Cantù ha 8 vittorie, ce ne sono sopra 2 a 9, ce ne sono altre 3 a 10, quindi due vittorie di differenza. Cioè, Sì, praticamente balla balla poco, eh. pochissimo, ma come hai detto tu, poi giustamente Cantù ha perso tante partite alla fine. Per carità, se perdi alla fine è anche demerito tuo, non stiamo qua a dire che hai avuto solo sfortuna Cantù. Però c'è una componente, secondo me, troppo importante di casualità in questa stagione per questo tipo di contestazioni. Se poi si sommi, dal mio punto di vista, il progetto che Cantù ha presentato con il nuovo palazzetto e tutto quanto, io credo che, insomma, un po' di spazio vada dato. Poi bisognerà capire, ripeto, se ci saranno le Vabbè, poi c'è. retrocessioni, derby Venezia-Treviso, insomma, che Sì. è più interessante Sì, più che dice. altro per le dichiarazioni Sì. del presidente Vazzolaire l'altro ieri, mi sembra, sì. Sì, diciamo che ha voluto un po'. Diciamo che dopo 6 vittorie consecutive sa benissimo anche lui che la stagione che è stata fatta è stata molto importante di Treviso. Però arrivi da 2 partite, una che te la sei anche giocata con Varese, ma hai preso 103 punti in casa, e l'altra dove non sei proprio sceso in campo, perché come dice giustamente Vazzolaire, io non sono uno che chiaramente, tu lo sai, ho sempre sostenuto la causa di quello che diceva Vazzolaire, ma in questa situazione mi trova d'accordo. Dopo 4-5 azioni si capiva già che non, la partita non era finita, perché i lunghi della Virtus erano sempre sotto canestro da soli, non si è mai provato a fare un fallo, poca energia e la partita è andata via veramente dopo 5 minuti. Questo non è tollerabile, secondo me. È un fatto anche per, sai, adesso arriva il derby, quello sì, poi c'è i playoff, di non buttare magari tutto nel cesso, quello di buono si è fatto. Poi nulla, nulla, chiaramente quello che si è fatto rimarrà chiaramente quest'anno, però non magari perdere tutta la serie playoff di 20-25 punti, ecco, giocarsela. Quindi poi queste dichiarazioni potevano anche essere non fatte, essere fatte in spogliatoio. Ricordiamo cosa ha Perché detto Sergio, scusami. sì, di pure, cioè, ha detto che praticamente, lo dico io, dici te? No, vai, vai, vai. No, ha detto che probabilmente, non, vista la partita, non si doveva neanche andare a giocare. Perché così si risparmiava un po' tutto. Ha detto anche che c'è stato un problema, un guasto in autostrada del pullman, che però è stato smentito da quello che so, che il problema è stato che c'era coda in autostrada. E detto quello, ha detto poi la frase che comunque ha colpito, ha detto: è inutile che fai una buona cena e poi quando arriva il tiramisù il mascarpone ha variato, no? Questo voleva dire: è inutile che facciamo 6 vittorie di fila, siamo sesti e poi facciamo un finale di stagione da schifo dove perdiamo le partite senza giocarle. Questo è stato il riassunto. Ma Menetti è da un po' che lo dice, che cerca di tenere sempre alta la concentrazione, e magari ha voluto dirlo anche lui. Boh, ci sta, secondo me ci sta. Secondo me non ci sta, nel senso che non, la stagione fatta fino adesso da Treviso non chiaramente giustifica il fatto che siano entrati in campo un po' molli. Quello che secondo me non ci sta è che sia il presidente a fare queste dichiarazioni. Perché a maggior ragione, dopo una stagione del genere, i giocatori hanno la sinergia con l'allenatore, quindi può essere che Menetti abbia detto qualcosa ai giocatori, come no, non lo so. È Menetti che li vede tutti i giorni in allenamento e sono convinto che sia l'allenatore la persona designata, massimo il direttore sportivo, ma tantomeno assolutamente non attraverso i giornali, che sia e debba essere l'allenatore o come dire, il direttore sportivo a dire certe cose alla squadra, soprattutto in un momento come questo dove stiamo andando verso i playoff. Le dichiarazioni attraverso la stampa nelle quali si parla della squadra o del giocatore o dei giocatori, secondo me non le dovrebbe rilasciare il presidente. Pur, ripeto, che servisse un alto attenzione, abbiamo fatto una figura cioccolatai, dobbiamo ritornare a quelli che eravamo prima. Ma sono cose, ripeto, che secondo me debbono essere gestite dall'allenatore e all'interno dello spogliatoio. Figurati dichiarazioni mezzo stampa.
come hai detto tu, siamo abituati, ma probabilmente anche i giocatori sono abituati al presidente, al quale piace sempre intervenire, su questioni tecniche e a farlo anche a mezzo stampa. Io sinceramente non sono d'accordo, però posso anche capire, che lui sia un uomo di sport, che sia un uomo che chiaramente ha vissuto, lì a Treviso una carriera importante e quindi, si senta, giustamente abbia voglia di esprimere la sua opinione. Però ecco, dovrebbe secondo me, farlo in maniera diversa, ecco. Sì, io penso che invece stavolta ci può stare, però per carità, i panni sporchi si lavano in casa, ma comunque Menetti è da un po' di giornate che sente troppe lodi a questa squadra, no? E quindi dice sempre cerca di fare il pompiere. Poi a Bologna ci sta anche perdere di 20 punti, ma non in questa maniera, secondo me, perché ripeto, dopo 4-5 azioni si capiva come andava l'andata. Comunque vedremo come reagirà la squadra a Venezia a questo punto, no? Che sicuramente, visto che probabilmente l'ha disegnato Spissu come nuovo playmaker titolare, dopo queste prestazioni sarei un po' titubante, sinceramente, perché lasciare a casa uno come Hackett diventa anche Ma io scusami, difficile. Quindi... mi sono perso, ero rimasto che lui aveva dato l'addio o sbaglio? Hackett. Va bene. E invece del possibile ritorno della Virtus Roma, che il grande Tonno Tonolli potrebbe riportare, pare dalla C Gold, anche se vorrebbero chiedere una wild card per la Serie B. Beh, dai, bene, no? Sì, molto bene, tra l'altro è curioso e simpatico, no, simpatico, è bello che sia proprio il Tonno Tonolli che noi ci ricordavamo come un gladiatore, uno che combatteva in campo, non certo un giocatore fine, a lottare per riportare la Virtus Roma, quindi credo sia molto bello anche per i tifosi, per gli appassionati. Poi chiaramente bello tutto quanto, coriandoli, telefilanti, bisogna capire la serietà del progetto, ovviamente, perché senza quella casca tutto. Sì. Però ti dico la verità, è una cosa che a me fa piacere, sinceramente, perché è vero, come hai detto tu l'altra volta, fare pallacanestro nella metropoli non è facile. Si è sempre detto, non è assurdo che la città della capitale non abbia una squadra in Serie A, bla bla bla, eccetera, eccetera. È anche vero che se la passione a Roma è quella parziale, è difficile riuscire a fare qualcosa. Totti ci ha provato per tanti anni, finché quest'anno ha dovuto abbandonare, purtroppo. Detto questo, ripeto, se il progetto è serio e se veramente si vuole arrivare a un punto in cui io non dico riempire il Paleo perché è impossibile, ma arrivare almeno a 3.000-4.000 persone, che attenzione, c'erano quest'anno in Serie A con la Virtus, è vero, magari con partite importanti, però insomma io credo che delle basi per lavorare ci possano essere, almeno per riprovarci. Poi se anche questo progetto, se dovesse partire, dovesse andare male, allora a quel punto ci sarebbe ben poco da fare, insomma. A Roma ricordiamo che anche l'Eurobasket è impegnata in un progetto importante, per cui insomma, come abbiamo ripetuto, ci sono delle squadre in A2 che hanno delle idee, dei progetti che possono solo far bene, insomma, al movimento. Sì, io credo che Tonolli credo che sia una persona molto seria, quindi non ho dubbi che il progetto che dovrebbe portare sia sicuramente serio. Sai, a volte è vero che Roma ha sempre avuto problemi di pubblico, però a volte, sai, dopo che azzeri tutto, un po' come è successo a Treviso, potresti ripartire addirittura migliore, perché ti ricordi che a Treviso in Eurolega a volte si faceva come a Benetton 2000-2500 persone. E su questo Gilberto l'ha sempre reclamato, no? Una disaffezione degli ultimi, un po' di pancia piena, diciamo. Sì, E una volta pensandoci. magari. E poi dopo vedi che squadra in A2, la nuova Treviso faceva sold out quasi tutte le partite in A2 Silver. Quindi a volte magari bisogna un po', ecco, ripartire da zero. Questo è quello che auguriamo anche a Roma, no?
partire dal basso e piano piano. È vero che Treviso ha sicuramente un bacino di pubblico migliore, cioè migliore di quello di Roma, ce l'ha sempre avuto, su questo sì, pur essendo una città molto più piccola. Però non è detto che anche a Roma magari qualcuno poteva in qualche modo essersi stufato di Totti, chissà. Io Totti l'ho sempre elogiato perché ha sempre fatto tanto per Roma, a mio modo di vedere, e ha vinto molto poco per quello che ha speso. Però sai, magari ripartendo da zero con uno come Tonolli che è amato da tutta la piazza, potrebbe tornare un po' di voglia di andare a palazzo. Sì, aggiungendo una cosa al discorso di Treviso, sembra assurdo adesso che avevi l'Eurolega lì e ci andavano 2000 persone. Sì, eh sì. E adesso guardi, dici, vai, dopo tanti anni di A2, adesso è tornata la Serie A, però insomma, ricordiamo, a quei tempi Treviso era il fulcro il riferimento dell'NBA in Europa, con la Ghirada e tutto quanto. Per cui veramente dici, porca miseria, guardo adesso, è dura, è dura, è dura, però insomma vedremo come andrà. Però è vero, come dici tu, a volte per ripartire bisogna ripartire da zero e con entusiasmo diverso, cercando di arrivare ad un numero di appassionati sempre maggiore e cercando magari anche di capire gli errori che sono stati fatti prima, di usare gli errori che sono stati fatti prima per non commetterli più, ma anche per proporre delle cose nuove e delle cose che possono attirare le persone, perché come abbiamo visto, insomma, l'importanza dell'appassionato, del tifoso che viene al palazzetto, che non è solo, diciamo, riconducibile all'acquisto del biglietto, di un abbonamento, di una maglietta, ma è anche un discorso di parlarne, di spargere la voce e di parlare della squadra e quindi aumentare tutta una serie di interesse che poi è la base di tutto per attirare gli sponsor, per attirare interesse, ripeto ancora, sulla squadra, ma in generale sul movimento pallacanestro. Sì, Filippo dice, quando non vinci più la gente non va a palazzetto, però io mi ricordo che lì nel 2003 abbiamo fatto il grande slam e non è che c'era tanta gente a palazzo, a Treviso. Cioè in Eurolega lì si andava in 3.000 a dir tanto a volte, quindi non è che proprio non si vinceva lì, lì erano gli anni che si vinceva tantissimo. Poi dopo è chiaro, quando le squadre non erano più competitive, è chiaro, ma il problema è nato molto prima, secondo me, a Treviso. Sì, Diciamo no, che il problema è. fino al 90, 98-99 c'era sempre sold out. Dopo, dagli anni 2000, ha cominciato a scendere un po'. Poi te, Da vabbè, 2000. essendo di Treviso ancora di più, sai più di me, No, ma sicuramente. infatti, che tra l'altro poi è iniziato a scendere il pubblico quando le prospettive erano migliori, erano più Sì, rosee infatti. a Eh sì. livello di importanza che stava ottenendo la Benetton a livello europeo, ma ripeto anche a livello mondiale. Per cui è stato veramente strano, cioè, era una società in rampa di lancio, comunque già arrivata, che davanti aveva solo una prospettiva di migliorare, di andare a vincere un'Eurolega magari. E proprio sul più bello è cascato tutto, attenzione. Non c'era più quell'atmosfera, quella passione, quel contorno meraviglioso che c'era, come hai detto tu, insomma, nel 98-99 e anche prima. Questa è infatti una Sì, cosa molto molto strana, stranissima. E poi è concordo. stata la base, insieme, ricordiamo il caso Lorbeck, che ha fatto dire a Gilberto, oh, basta, andate a fanculo tutti, e arrivederci, insomma. Caso Lorbe, che poi ricordiamoci la stagione maledetta, no, con Sì, Ramagli in panchina. Quella è stata proprio che abbiamo la parlato pietà. con Fantoni nel Esatto. podcast, esatto, sì, che ci ha spiegato anche un po' cosa era accaduto. Si voleva ripartire da zero con un direttore sportivo giovane, bravo, con l'allenatore giovane, bravo, però anche a detta di Fantoni, si è voluto ripartire troppo da zero e senza mantenere alcune basi, è andato tutto in confusione e da lì siamo arrivati a qui, insomma. Cambio di nome di società, cambio tutto e si è ripartiti. Ecco. Sì. Napoli non lo lega. No, il dettaglio è che noi nelle top 16 affrontammo Napoli l'ultima giornata,
eravamo nello stesso girone di top 16, dello stesso anno, eh? Non era ancora scoppiato il caso Lorbeck. Praticamente Napoli aveva bisogno di una vittoria per qualificarsi. Al turno dopo Treviso era già qualificata. Tutti pensavano, ok, tra italiane Treviso darà la vittoria a Napoli, no? E invece Treviso andò a vincere a Napoli, estromettendo Napoli dell'Eurolega. Pur se Treviso era già a posto, quindi ci fu un po' di polemiche, chiaramente. E quindi l'ultima giornata, guarda caso, di campionato con Napoli già sicura del sesto posto, si andò praticamente con quella partita che anche lì, chiaramente, se, chiaramente Treviso ha fatto il suo andare a vincere a Napoli in Eurolega, perché è giusto così. Però secondo me se Napoli vinceva quella partita là, probabilmente l'ultima gara poteva anche giocare meno arrabbiata contro Treviso. Invece l'ultima partita ha proprio giocato in modo da dire, ok, tu mi estromesso dall'Eurolega, io giustamente ti estrometto dai playoff, no? Eh sì, questo è un bello sliding doors, nel senso che chiaramente non sapremo mai come sarebbe andata, però Sì. avrebbe potuto cambiare qualcosa effettivamente, però alla fine stiamo È dicendo... stato giusto così, perché Sì, le no, alla Treviso fine, hanno no, no, alla combinato per fine la vincere. Benetton ha giocato con la Benetton ha giocato la partita da giocare in Eurolega, e cosa che ha fatto già giustamente Napoli dall'altra parte, quindi... Esatto. Ti volevo Sì. chiedere sulla possibile Sì. bomba di mercato che vorrebbe Pianigiani in Virtus prossimo anno. Allora, francamente è dura nel senso che io non lo so chiaramente se succederà o non succederà, se è una cosa quasi fatta o non quasi fatta. Ecco, io francamente non ripartirei, cioè nel senso a questo punto la Virtus è arrivata a un centimetro dall'Eurolega. Anche Tu meno. cambieresti Georgevic o no? Io cambierei Georgevic perché lo cambierei per quello che è successo quest'anno, il primo allontanamento, il secondo allontanamento, le polemiche, le contropolemiche, ci sono troppe cose che non creano armonia all'interno della Virtus Bologna, secondo me. Non lo so se la colpa è di Sasha, può essere come no. Fatto sta che lui è parte integrante però di questo clima che non è, secondo me, non è secondo me in questo momento nella Virtus, e per portarla o cambi tutto attorno e tieni lui o cambi lui, chiaramente forse qualcuno se ne andrà, non so, Markovic mi viene un esempio che era stato, ti ricordi, quello che si era schierato Sì. apertamente Sì, contro il suo allontanamento, dicendo anche parole un pochino, no? Offensive contro Baraldi, la dirigenza, ti ricordi? sì, mi ricordo, per cui ripeto, al di là della bontà tecnica di Georgievic, che questo è un discorso che si può fare, molto importante e ampio, che va considerato, ma io più che un discorso tecnico, in questo momento, scusami che... Mi senti? Sì. Dicevo, più che un discorso tecnico, in questo momento va fatto un discorso di capire... quali sono i problemi e come vanno risolti. Quindi, secondo me, l'allontanamento di Georgevic credo sia non doveroso, ma sia quella cosa che possa far scattare un pochettino la scintilla. Come ti dicevo, la Virtus è arrivata a 1 centimetro dall'Eurolega, per cui hanno lavorato bene. Secondo me, alcune cose tecniche potevano essere fatte in maniera diversa, soprattutto in estate. Detto questo, con un allenatore come potrebbe essere De Raffaele o Vitucci. Io credo che potrebbe essere molto meglio di Pianigiani. Pianigiani purtroppo, sai, viene identificato anche l'esperienza a Milano, l'esperienza a Siena, Nazionale. sì, nazionale, non lo so se potrebbe portare questa armonia della quale che, secondo me la Virtus ha un infinito bisogno. Sono d'accordo. Io te l'ho detto, io cambierei Georgevic con Obradovic. Cioè, se devo proprio avere un miglioramento mostruoso, no? Altrimenti anch'io lo cambierei, però effettivamente Vitucci o De Raffaele sono ottimi, no? Cioè, io preferirei Vitucci rispetto a Pianigiani, dico la verità. Sì, anch'io. È un discorso un po', ripeto, è un discorso un po' poco tecnico questo, ma secondo me è fondamentale. La Virtus in questo momento ha bisogno di una credibilità
che già in parte ha guadagnato prendendo Teodosic, ma questa è una credibilità tecnica. Io credo che abbia bisogno di una credibilità dirigenziale, organizzativa e dirigenziale. E quello che è successo quest'anno non è stato bello da vedere da fuori, non ha dato, come ti ho detto, questa credibilità, per cui io credo che tu immaginati un sistema, tra virgolette, Venezia all'interno della Virtus, cambierebbe il mondo. Il sistema Venezia lo possiamo identificare con De Raffaele, anche se non è chiaramente lui l'unico fautore di questo, però magari si riparte, lui sa come si fa, e quindi un De Raffaele, per esempio, potrebbe portare un sistema Reier all'interno della Virtus, che è di quello di cui secondo me Bologna ha bisogno, un po' di credibilità, un po' di essere tra virgolette un po' più rispettata nel mondo campionato italiano, ma anche nel mondo europeo. Sì, in questo momento, vai. In questo momento, secondo me, la Virtus per tanti motivi non lo è. È sempre vista come la società appena sbaglia una partita, l'opinione è pronta a dire: ecco, l'avete sbagliato, avete perso, siete delle merde, eccetera, eccetera. Io credo che abbia bisogno di essere più rispettata la Virtus. Sai cosa ha bisogno, secondo me? Di un dirigente forte. Che parli lui, secondo me, rispetto a Zanetti o Baraldi. Uno che sappia, è stato puntato su, l'altro anno puntavano su Dalla Salda, poi misteriosamente dopo un anno è ritornato a Reggio Emilia, però ci vuole, secondo me, vabbè, i nomi li sappiamo sempre gli stessi, no? Alberani, ok, lo stesso Coldebella, Certo. Geoffrè, ok, però un dirigente forte, non parliamo di Gherardini, vabbè, che non so quando tornerà, io credo che prima o poi tornerà in Italia, però non so quando. Un dirigente così, no? Che quando c'è dei problemi si piglia lui le responsabilità, parla lui, quindi la Virtus ha bisogno principalmente di quello, come alla fine quasi tutte in Italia hanno bisogno di quello, ma la Virtus Vabbè. per le ambizioni che ha, ecco, un Alberani ce lo vedrai bene, o un Sì, questo discorso. Coldebella comunque, sì. Certo, no, ma questo discorso dell'importanza del dirigente sia dal punto di vista sportivo e tecnico che dal punto di vista comunicativo è fondamentale nello sport, a mio avviso. Nella pallacanestro ha maggior ragione. Per cui torniamo sempre al solito discorso: è assurdo che alcuni dirigenti che hai nominato tu, Coldebella e Alberani, per esempio, siano dovuti andare all'estero per provare a vedere, insomma, per lavorare alla fine. È Anche assurdo. Baiesi, Anche ricordavi l'altro Baiesi, giorno, anche Baiesi, anche vai. Baiesi, eh? Esatto. Il punto, ripeto, è assurdo che questi dirigenti che sono bravi, ripeto, secondo me, primo dal punto di vista sportivo, ma anche poi dal punto di vista comunicativo, organizzativo, siano dovuti andare via dall'Italia. È assurdo altrettanto che le società italiane non capiscano quanto importante sia una figura dirigenziale di alto livello per poter programmare e progettare. Il dirigente, quindi DS, chiamalo così, lavora per la società, fa un discorso a lungo termine. Se deve prendere un giocatore, lo prende, e considerando non l'annata, considerando 3-4 anni, cosa può darmi adesso, cosa può darmi fra 2 anni. L'allenatore, se tu vuoi fare la squadra allenatore, ripeto, attenzione, giustamente l'allenatore pensa o a salvarsi o andare ai playoff o vincere il campionato. Quindi l'allenatore è abituato, ma giustamente, a ragionare sulla singola stagione, perché è quella che lo sostanzialmente definisce, che gli fa allungare il contratto o lo fa andare in un'altra squadra. Per cui l'allenatore penserà sempre all'oggi ed è normale che sia così. Ed è per questo che risulta fondamentale una figura come un dirigente sportivo o dell'area tecnica che pensi per la società, per il club, per la squadra. Poi sono d'accordo anche che tra questa figura tecnica e l'allenatore ci deve essere comunicazione. Io sono direttore generale, direttore sportivo, come vuoi, ti dico: guarda, io vorrei prendere questo, questo, questo. Ti dico 3-4 giocatori che hanno le caratteristiche che tu, allenatore, vuoi. E Sì, può scegli tra questi. consigliare, chiaramente può consigliare, esatto. Certo, Quello sì. certo. Però io come DS non posso lasciarmi guidare dall'allenatore nella scelta dei giocatori. Per la società è un disastro, secondo me. Poi ci sono degli, attenzione, ci sono degli allenatori, però, che allo stesso tempo riescono a fare uno e l'altro, attenzione. Quello che Ma volevo dire io. Sì. esatto, secondo me però quanti ne puoi contare? Sulle dita di una mano probabilmente, ma non è questa secondo me la struttura e l'organigramma che ci dovrebbe essere in una società. Cioè, l'allenatore allena, il direttore sportivo dirige sportivamente.
e non solo. Ricordiamo, per fare l'esempio di Treviso, ricordiamo il signor Gherardini, c'era allenatori di un certo livello che anche lì potevano dire la loro, no? Bradovic, D'Antoni, Messina, David Blatt, però c'era Gherardini dietro, eh. Loro potevano dare consigli, ma intanto Gherardini, quantomeno uno o due giocatori in rampa di lancio ti riprendeva sempre. Ricordiamo Nakbar, ricordiamo Bargnani, questi tipi di giocatori. Marco Isvili, Tsikishvili, esatto. E quindi, sai, è molto più facile con uno come Gherardini, poi, pur se è un allenatore come Messina, che poi magari pretende anche diversi tipi di giocatori, però, ripeto, è fondamentale un ruolo, il DS è fondamentale oggi. Le squadre italiane continuano, secondo me, a non capire questa cosa.